Sì, si parte da bambini a praticare lo sport per imparare le regole, per essere proiettati poi nella società e diventare cittadini per la legalità. Sì, è una felice intuizione del Ministero dell'Interno che ha inteso mettere a disposizione risorse finanziarie per costruire impianti sportivi e quindi giovani che giocano, che si divertono, però praticano lo sport nel rispetto delle regole. Quindi le regole sono nella vita civile, le leggi sono gli ordini che uno Stato dà per mantenere l'ordine pubblico, per mantenere il vivere civile, per essere un paese civile e nella piena legalità. Quindi io credo che sia utile per i giovani, sia utile per la società, perché si inizia da piccoli a rispettare le regole e quindi a maggior ragione probabilmente ci sarà un'opportunità, una possibilità in più che questi ragazzi che oggi insomma, rispettano le regole possano rispettare sempre di più le leggi. Una struttura davvero molto bella, come possiamo tranquillamente vedere, una struttura, l'ennesima struttura che fa di Agropoli la città dello sport. Come dicevi bene tu, una struttura improntata ai principi di legalità, da qui la volontà da parte dell'amministrazione di dedicare questa struttura al compianto Peppino Impastato, un giornalista siciliano che proveniva da una famiglia mafiosa e che purtroppo è stato barbaramente ucciso dalla mafia perché si era ribellato ovviamente ai criteri, alle imposizioni che vi erano all'epoca nel suo paese Cinisi, in Sicilia. Devo riconoscere che è stato fatto un lavoro molto importante da parte dell'amministrazione perché siamo riusciti a cominciare a completare quest'opera e arricchire un luogo periferico come appunto è Via del Piaggese in località Muoio, di una zona che ormai è diventato il punto centrale di riferimento per lo sport agropolese.